Ciao a tutti gli appassionati, qua abbiamo l'incubatrice, sono passati già 6 giorni, quindi siamo nel tempo ideale per controllare se le uova sono fertili e quante sono buone e quante invece da scartare. Adesso vediamo immediatamente come si controlla, cosa bisogna vedere, quali sono le caratteristiche per riconoscere l'uovo buono dall'uovo non buono. Non perdiamo tempo. Ecco qui le uova, l'incubatrice praticamente più di 6 giorni che gira, temperatura costante. Qui abbiamo i valori attuali all'interno dell'incubatrice, 37,5, 35% di umidità. Chiaramente il parametro impostato è un po' più alto, diverso, 37,7 la temperatura target, 35% l'umidità. I valori chiaramente oscillano, diciamo che più o meno stanno all'interno di questo valore. L'importante è che non ci siano elevati sbalzi, ma diciamo che nell'ordine di più 0,5 meno 0,5 gradi siamo nel range ideale per avere un'ottima incubazione. Altro valore di umidità, anche qui le teorie sono tante, diciamo che intorno al 40-45% la maggior parte delle incubazioni si eseguono senza problemi. Io faccio, diciamo, una incubazione un po' più asciutta, perché comunque dipende anche forse dall'incubatrice. Io preferisco dei valori un po' più bassi per avere un'incubazione un po' più secca e poi alzarla un po' di più nella fase di schiusa. E queste sono le nostre uova. L'alveolo è chiaramente stato sempre in movimento durante tutto il periodo di incubazione, tranne le prime 24 ore. E il polo basso, quindi l'angolo largo dove abbiamo la camera d'aria, è rivolto verso l'alto, la punta dell'uovo è rivolta verso il basso. Quindi adesso noi andremo a vedere ogni singolo uovo con una torcia LED. Illuminando la camera d'aria vedremo all'interno dell'uovo per rifrazione, quindi riusciremo a intravedere l'interno se avremo lo sviluppo dell'embrione oppure se avremo un uovo chiaro, quindi non fecondo. Chiaramente l'operazione è da fare in tempi abbastanza brevi per evitare che le uova si freddino troppo velocemente, e poi andremo a rimetterle nell'incubatrice per riprendere il processo per i prossimi 15 giorni. Eccoci qua, le uova sono pronte, iniziamo subito. Con la torcia prendiamo l'uovo, rivolto verso l'alto, chiudiamo a pugno e andiamo a vedere. In questo caso, forse non si vede bene dall'inquadratura, però si intravede qua un grumo, anche che muovendo oscilla. In questo caso abbiamo l'embrione, che quindi è vivo. Questo è impercepibile perché non si vede attraverso. Questo è buono, c'ha delle vene. Questo è chiaro, non ha praticamente nulla, proprio chiaro, chiaro, chiaro. Niente vene, quindi l'embrione non ha iniziato a svilupparsi. Chiaramente non tutte le uova sono fertili, quindi è bene toglierle per evitare che dopo 20 giorni magari inizino a gonfiarsi e poi scoppiando vadano a contaminare quelle buone. In ogni caso la speratura ai 20 giorni, prima di spostarle in camera di schiusa, toglierà ogni dubbio, perché è facile poi vedere quando l'uovo è quasi al completamento del suo sviluppo o quando invece è rimasto chiaro. Allora, qui abbiamo un anello di sangue, quindi significa, non so se si vede, questo pezzo qua, abbiamo un anello di sangue. Questo significa che l'uovo ha iniziato lo sviluppo, ma è morto immediatamente dopo, quindi si può tranquillamente scartare. Ecco qua, qui vediamo l'uovo con le vene. Ed ecco quelle buone.
Diciamo che metà non erano fertili, metà sono buone. Tra quelle non fertili sto contando anche qualcuna che non ha continuato lo sviluppo. E qui ci sono quelle scartate. Adesso le ricontrollo tutte per sicurezza, che non ne sia sfuggita qualcuna buona. E le prossime le vedremo fra 15 giorni. Speriamo in una schiusa abbondante. Per adesso è tutto, se vi è servito il video mettete un mi piace e iscrivetevi al canale. A presto!